Un'altra domanda è quella: ci sono delle persone che provano, riprovano e non riprovano e vogliono o che a cercare di avere dei figli e non riescono ad averli. Allora, noi sappiamo che c'è un sistema demografico di contenimento delle nascite e questo avviene attraverso la chimica, negli additivi, nei conservanti e in tutte queste cose qui. Le popolazioni che non hanno tutta la chimica degli additivi e dei conservanti e di tutto quello che c'è hanno un tasso di prolificità e di fecondazione sessuale altissimo. Guardiamo l'Africa, l'India e tutti questi posti. Noi che siamo civilizzati e mangiamo e beviamo cose che comunque devono essere contraffatte, comunque trattate dall'industria chimica, abbiamo delle serie difficoltà, c'è un incremento della capacità di fecondare. Questo risponde a qualcosa che Osho, che era un maestro di altri tempi, ma soprattutto un maestro del piano di realtà, di osservare la realtà, perché la realtà è la più grande terapia, la più grande opportunità che noi possiamo in terza dimensione abbiamo per sperimentare noi stessi e ricollegarci alla luce e esprimere il nostro potenziale. Quindi Osho disse: a un certo punto ci sarà bisogno, negli anni 80, di un controllo delle nascite, e questo controllo delle nascite, come vedete, sta avvenendo, perché le coppie non sono più feconde. La gente che prima si incontrava e dopo un attimo doveva mettere 18.000 cose di prevenzione, adesso ci prova per tentativi e non c'è. Quindi è molto facile che sia nell'alimentazione, eccetera, eccetera. Perché qual è l'obiettivo? Cioè il controllo demografico della popolazione, e poi l'altro obiettivo è la selezione della specie. Cioè l'essere umano non prevede che sia l'universo a dettare gli incontri, eccetera. Poi abbiamo detto le cose biologiche tutta stamattina e tutte le altre volte, ma decide di controllare il genoma e decidere quale DNA potrà sopravvivere. E quindi, se noi guardiamo un pezzo oltre, scopriamo che solo quelli delle nuove generazioni che avranno un tenore economico di un certo tipo e hanno delle difficoltà nel concepire figli, solo loro saranno messi in grado, perché hanno un tenore economico, quindi tra virgolette possono pagare, possono scegliere un genoma, ma saranno in grado di scegliere nell'ambito di un range ben definito il figlio che vogliono avere. Non so se siamo chiari, no? L'inseminazione, eccetera, poi con tutte le leggi nuove, ma adesso noi di questo non ne vogliamo parlare perché non è questa la tematica del corso. Quindi molte anime scelgono di avere nel DNA una incapacità di procreare, e quindi con tanti tentativi ci provano, e allora lì guardare di chi è la colpa e l'altro è una cosa degli archetipi del 300 avanti Cristo, ma rendersi conto e accettare la realtà e dire: io non ho la possibilità, non ho avuto la benedizione di avere dei figli. Dovremmo andare a vedere quali sono le storie personali delle famiglie d'origine di queste due persone e capire che cosa è successo tra di loro, nelle loro storie personali, no? Capire come mai che qui il DNA ha deciso di no. Però se noi ci focalizziamo nel qui ed ora, nel momento presente, ovvero nel punto in cui le persone hanno un'evoluzione, loro si trovano di fronte a questo conflitto. Cosa vuole? Ognuno è specchio della realtà, e la realtà ci insegna attraverso gli specchi
che ha di fronte a noi, cosa vuole l'universo da noi? Che noi siamo al servizio di qualcosa di più grande, quindi possiamo essere al servizio, se riusciamo ad adottare, di altri bambini che non hanno avuto l'opportunità di avere dei genitori e aiutare questi DNA che non sono i nostri proprio, del nostro DNA spirituale, ma sono dei DNA che altrimenti non avrebbero potuto avere quelle opportunità di esprimere, e noi ci mettiamo come genitori adottivi al servizio di altre anime. Ma anche quando fate l'insegnante di yoga o di aerobica o l'insegnante a scuola e non sono i vostri figli, voi vi state mettendo al servizio loro, diciamo, no? Cioè, quanta gente che sono degli ottimi insegnanti e sono al servizio. Mi ricordo Yogi Bhajan, quando io dissi ma io voglio tanti figli, e lui mi disse, stavo in una mia classe, mi dice, questi chi sono? Tira su loro, devi fare la maternità, il DNA, sei ancora attaccato a ridare il tuo DNA a qualcuno, una figlia ce l'hai, va bene, tira su loro. E molte volte è anche quello, no? È chiaro che c'hai il quadro di riferimento familiare, facciamo proprio il quadro, è quello della tua famiglia, e a loro devi dare per primi. Poi quando hai dato per primi ai tuoi familiari stretti, ai tuoi figli, poi puoi guardare, non avendo questi, dai a altri che non hanno avuto. Quindi ti metti al servizio dell'umanità e al servizio di altri. Ci siamo? Quindi questa è la cosa importante, mettersi al servizio di altri per fare quello che è. E qual è la posizione migliore? Io sono stato anche giudice onorario al Tribunale dei Minorenni per 12 anni e mi occupavo di adozioni. Qual è la posizione? Non questo figlio è mio perché i tuoi genitori hanno sbagliato, erano tossicodipendenti, prostitute, oppure non hanno sbagliato ma sono morti in un incidente. No, io sono grato a questi genitori che con il loro destino hanno permesso che tu arrivassi fino a me e io posso sperimentare la possibilità di essere un genitore. Ma i tuoi genitori, il tuo DNA spirituale, sono loro. Noi siamo soltanto quelli che hanno le funzioni di, e queste sono le adozioni, o meglio, io li chiamerei in maniera più appropriata gli affidamenti che funzionano. Cioè, un vero genitore adottivo, se sente che il figlio gli è stato affidato, fa molto meglio la sua parte. Cioè, qualcuno che non ha potuto avere il tempo genitoriale per poter fare il genitore per vari motivi, carcerazione, morte, eccetera, eccetera, incompatibilità di carattere, col suo destino e il suo libero arbitrio che l'ha portato chissà dove, ha dato a me la possibilità di avere questo. Se uno, finisco questo perché oggi ho visto che abbiamo spinto tanto, però oggi pomeriggio vi prometto che lavoriamo su tutti gli esercizi connessi a questo e sulle vostre tematiche individuali. Se uno invece non riesce ad avere l'adozione e non riesce ad avere dei figli perché non trova il partner, non gli va, eccetera, lui a quel momento è come al servizio della vita, non ha bisogno di entrare come nel 1800 in un ordine religioso, essere una suora, un prete, eccetera, eccetera, un missionario. Lui è al servizio della vita e il suo DNA spirituale forse non serve nemmeno più su questo pianeta, ma serve il suo contributo animico e spirituale, quindi lui dà di se stesso agli altri, e questo è quasi una missione da santo, perché chi ha comunque un figlio comunque ha ancora un attaccamento sul pianeta con cui giostrarsela. Chi invece non ce l'ha è pronto per la missione, perché dice, io qui
quando volo via, se tornando nella luce piena, oppure nei cicli delle reincarnazioni del campo magnetico del pianeta Terra, non devo guardare le generazioni successive come vanno, sono già pronto e libero per volare via. Quello che devo fare, quello che devo manifestare, l'ho manifestato. È sufficiente questo? Chiudiamo questo.